Meglio tardi che mai, con questa massima si può sintetizzare l'avvio della stagione invernale sul Gran Sasso, una stagione sciistica iniziata solo oggi dopo i lavori alle nuove fontari, un'inaugurazione in sordina, non un taglio del nastro vero e proprio ma una semplice benedizione, con il parroco di Assergi alla presenza del vice sindaco Liris e del commissario De Nardis. No, non c'è dubbio, speravamo che l'apertura potesse avvenire un po' prima, in anticipo rispetto al termine assegnato per la chiusura dei lavori, ma il tempo non ci ha perfettamente assistito. Lo sciatore, ci sono quelli essenziali che sono l'ostello, che ha anche una piccola ricettività, piccole camere in montagna, e la taverna, che è l'unica parte dell'albergo di Campo Imperatore che è rimasta agibile al pubblico. Anche l'ostello Lo Zio, già aperto ai battenti e in extremis, si è salvato una parte dell'albergo di Campo Imperatore, dove attiva la taverna, sempre a cura degli stessi gestori. Nell'hotel saranno effettuati dei lavori e ci saranno delle sorprese che a breve il sindaco dovrebbe annunciare per farne un vero e proprio albergo invernale montano.